E partiamo con la nostra puntata di oggi, Voce delle Chiese speciale, puntata della domenica, domenica 21 maggio, in diretta dallo stand Claudiana del Salone del Libro di Torino. Il Salone del Libro proseguirà ancora fino a domani, domani è l'ultima giornata, e noi diamo subito il benvenuto ad Antonio Di Grado. Grazie, buongiorno, il nostro primo ospite. Allora, Antonio Di Grado, autore di un libro che non possiamo ancora far vedere perché non è ancora stato pubblicato, ma arriverà prossimamente, nel prossimo autunno. È un work in progress, è praticamente pronto, tra qualche giorno lo consegnerò. Ne abbiamo già lungamente parlato con l'editore. Insomma, siamo addirittura d'arrivo. Siamo addirittura d'arrivo. E il libro è un libro che si inserisce nella collana Il Vangelo Secondo, questa collana, diciamo, legata alla teologia popolare, teologia, certo, pop. Teologia pop, come sì. Vedere, come scovare ambiti teologici nell'attualità che ci circonda. In questo caso l'attualità è quella di Totò. Lei come mai ha scelto questo personaggio? Perché è uno dei miei miti che mi trascino dall'infanzia e che anzi col tempo giganteggia sempre più. Quando ero bambino o ragazzo potevo percepire la comicità di Totò, ora ne percepisco anche gli aspetti invece più drammatici, la complessità e soprattutto la straordinaria lezione di anarchia, nel senso più bello e felice della parola, di libertà, di libertà espressiva, di irrisione a tutti i poteri, che è solo una maschera napoletana straordinaria come Totò poteva regalarci. Proprio nei giorni scorsi sono stato a Napoli, dove ho visto questa città ancora in festa per ragioni calcistiche che tutti conoscete, ma la festosità di questo popolo è un aspetto che lo rende veramente diverso da tutti gli altri popoli e tutti gli altri modi di essere. Essere napoletano e riconoscersi in Totò significa sposare un modo di concepire la realtà, di essere e di opporsi anche a questa realtà. Ecco, venendo al tema, diciamo, di questa collana di cui farà parte questo prossimo libro che uscirà con l'edizione Claudiana, Il Vangelo Secondo Totò, quali sono gli aspetti legati appunto al Vangelo che lei ha trovato, ha scovato, ha scoperto e magari ancora scoprirà nell'arco poi dello studiare questo autore? Beh, intanto Totò si congeda da noi, grazie a Pierpaolo Pasolini, con una splendida parabola che è quella che nel film incastonata nel film Uccellacci e Uccellini, in cui impersona un frate della cerchia di Francesco d'Assisi che da Francesco è mandato a convertire appunto gli uccelli, convertirà i passeri, convertirà i falchi, ma non riuscirà a fare in modo che i falchi continuino a sterminare i passeri. Parabola estremamente, voglio dire, significativa e attuale. Cosa lega Totò ai temi della religiosità e specificamente al Vangelo? C'è da dire intanto alla religiosità popolare, ovviamente, così sentita, profondamente sentita dal popolo napoletano. Io non condivido l'atteggiamento così illuministico e paternalistico di chi da credente sottovaluta queste espressioni di religiosità, sottovaluta la preghiera della beghina, sottovaluta la donna o l'uomo che va a impetrare una grazia perché si trova in un momento di ristrettezza, di dolore, di sofferenza sua o dei suoi cari. Sono queste manifestazioni
profondamente religiose che bisogna capire, e di questo universo sicuramente fa parte Totò. Il quale era, che rapporto aveva con la religione? Era un cattolico credente come tanti, a messa ci andava una volta ogni tanto si comunicava, non è tanto questo la radice religiosa di Totò. A me è piaciuto, come dire, riportare Totò a un testo evangelico che è quello che io amo di più e sul quale medito costantemente, che è il Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco perché? Non solo perché è il più antico e dunque il più attendibile, ma perché è il più popolare, perché vediamo questo Cristo dubbioso, amletico, questo Cristo più umano anche forse. Esatto, e questo Cristo oltretutto taumaturgo, questo Cristo che fa miracoli, questo Cristo esorcista, tutti aspetti che gli altri evangeli un po' mettono in sordina, e poi questo Cristo che si arrabbia, questo Cristo che ce l'ha col potere, questo Cristo ribelle, profondamente ribelle. Ecco, e questo mi fa pensare a questo a Totò che divideva il mondo in uomini e caporali, così come più o meno negli stessi anni un Elio Vittorini divideva l'umanità dopo i disastri e le ecatombi della Seconda Guerra Mondiale in uomini e no. Ecco, uomo è chi soffre, non è uomo chi lo fa soffrire. Quello appartiene alla razza dei caporali, dei sopraffattori di sempre, dei vincitori di sempre, che è la razza su cui si avventa il sarcasmo beffardo, irridente, appunto, del sottoproletario Totò. Ecco, una domanda così che mi viene in mente, nel senso che Totò, lei ha detto, persona legata alla Chiesa Cattolica, che ha vissuto profondamente anche, insomma, alcuni aspetti della religiosità, della sua provenienza. Se avesse dovuto rapportarsi ad un mondo ecumenico, interreligioso, secondo lei, o magari l'ha fatto Totò, io non lo conosco bene come personaggio, come si sarebbe posto? Ma io lo vedo come un cristiano senza chiese, come un cristiano che costantemente dissente da tutti i poteri e dunque anche dai poteri delle chiese. Non credo che abbia mai incrociato, non lo so, chiese di tipo evangelico, ma a queste lo si può associare per la sua laicità, ecco, la laicità di questa maschera, di questo Pulcinella, di questo Pinocchio costantemente in attrito con tutto ciò che è confessionale. Bene, allora io credo che abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori. Il libro uscirà a breve, prossimo autunno, edizioni Claudiana, Il Vangelo secondo Totò. Si aggiunge un ulteriore titolo, un ulteriore personaggio che sarà analizzato appunto in questa collana di teologia pop, che è molto bella perché va davvero ad aprirci un po' gli occhi, a farci vedere come basta a volte dare una lettura un po' diversa di un libro, di un autore, di un personaggio, e quasi in modo naturale emergono dei sottomessaggi che forse non avevamo visto ad una prima lettura, e quindi è molto bello. Grazie Antonio Di Grado. Grazie per essere stato voi con noi, e buona continuazione delle sue attività. Grazie.